partirà? Siamo già pronti per partire. Ciao a tutti, mi chiamo Antonella e oggi ho l'onore, il privilegio di avere qui con me un grande ospite con cui farò una bella chiacchierata. Sì. Ladies and gentlemen, Manuel Aspidi. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao, è un piacere vederti, sono una grandissima fan, quindi insomma mi piacerebbe sapere qualcosa in più per quel che riguarda, facciamo un excursus nella tua vita, fin da quando eri piccolino, sì. Che magari canticchiavi per casa, però sì. Il tuo non era un canticchiare, subito in famiglia si sono accorti che non era un semplice canticchiare di un bambino, ma un cantare. Questo quando è successo, quando si è veramente capito che dovevi intraprendere un certo tipo di studio? Guarda, avevo sei anni. Sì, ascoltavo la musica della Walt Disney, io amo i cartoni della Walt Disney, facendo delle colonne sonore spettacolari, e ricordo che c'era una tra le tante, vabbè, il Cerchio della Vita, insomma, poi c'erano le canzoni del Gobbo di Notre Dame, ma tante canzoni che poi io amavo. E iniziai a cantare con quelle, la cantavo ogni giorno a loop, giorno e notte, fino a che insomma mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle mi chiedono: ma puoi anche cambiare la canzone, non è che c'è soltanto quella. E quindi poi da lì, diciamo, ho cominciato a cantare le canzoni proprio con amore e con passione. Ho capito che quello era quello che volevo fare nella vita, il cantante, perché poi a 12 anni ho iniziato a seguire un corso di musica con un insegnante che, parallelamente alla musica leggera, ha voluto farmi fare anche musica lirica, che per lei era importante, importantissimo, tenore drammatico, era, diciamo, fondamentale per la mia crescita artistica. Io ero un po' titubante, sono sincero, a 12 anni non si può amare la musica lirica così in maniera spassionata, però poi diciamo che devo ringraziarla, perché grazie alla musica lirica io ho avuto un'impostazione vocale che probabilmente non avrei avuto se non avessi intrapreso anche quel percorso artistico. Certo, una bella base di partenza. Assolutamente, la base classica è fondamentale per tutte le discipline. Nella danza, ad esempio, i ballerini riescono ad avere una buonissima prestanza e un'ottima tecnica grazie alla danza classica. La stessa cosa è nel canto, è fondamentale. Sì, sì. Bene. E poi arriva il 2006. Esatto. 2006 e... Sì, diciamo... Che succede nel 2006? Dunque, diciamo, fai parte di un cast. Sì. Dunque, diciamo che dopo tanti concorsi, perché poi la mia insegnante mi diceva: buttati, vai a cantare. Poi mi vergognavo. Calcola, io il primo concorso che fece, avevo 12 anni. Dall'emozione, ricordo che cantai Dammi solo un minuto. E mi grattavo perché dicevo, ero in tensione, no? Quindi l'idea anche lontana di poter partecipare a un programma televisivo poi davanti a milioni di spettatori era lontanissima. Poi però in realtà, facendo poi concorsi, quello mi è servito tantissimo per poi arrivare appunto ai casting di Amici, dove insomma sono stati tanti. Uno dice: vai lì, fai il casting, 30.000 persone in fila dalla mattina, un sole cocente, poi era estate. Ricordo, sono arrivato là la mattina alle 8:30, sono entrato a mezzogiorno e mezzo a fare il primo provino, dove insomma eravamo quelli che, classici provini, ti mettono in fila, scegli la canzone. Io ho detto: chissà, magari c'è Overjoyed di Stevie Wonder. E c'era Overjoyed di Stevie Wonder, ricordo, ero l'unico che cantava Overjoyed di Stevie Wonder, perché poi tutti gli altri cantavano magari le canzoni di Renato Zero o di Baglioni. Beppe Vesicchio mi disse: è il tuo turno, insomma, misero la base, incominciai a cantare e lui mi fece stop. Ma ne canta anche un bel pezzo, quindi disse: ma probabilmente andava bene. Ok, niente, tutto a tacere. Dopo un pochino arriva una persona della redazione e mi fa: guarda, devi venire con noi perché sei passato di fare il prossimo provino. L'emozione. Quindi io dissi: oh cavolo, non pensavo di essere pronto, cioè, subito così pronti, attenti, via. E feci subito là il secondo provino, dove cantai All Night Long di Lionel Richie e altre canzoni ancora di De Crescenzo. Feci una prova di ballo che non te lo dico, spaccai lo specchio perché mi dissero: improvvisa, e detto una botta al vetro, ma cavolo, ho rotto tutto. E poi la prova di improvvisazione e di recitazione, e da lì poi ci sono stati una decina di provini fino ad arrivare appunto alla puntata, dove poi siamo là e ci dicono se è ammesso o non ammesso. Avevi 19 anni, un'emozione fortissima. Sì. Da morire. Quindi da te la sei vissuta anche, diciamo, con l'innocenza di chi sta facendo i primi passi, sì, no? Sì, senza troppi drammi, troppe che difficoltà. È bello così, Devo dire che se l'avessi intrapreso adesso un percorso del genere, probabilmente non avrei avuto la stessa spensieratezza che ho avuto a 19 anni, o che avevo a 19 anni. Probabilmente avrei avuto una maturità diversa, però ecco, credo che un percorso così, diciamo, importante anche in un'età così giovane sia,
sia utile, perché poi ti forgia a 360 gradi e poi ti permette veramente di andare avanti nel tuo percorso artistico con una maturità e un bagaglio veramente importante. Bene, però non ti fermi qui, altri brani escono e poi Sole a metà vince due dischi d'oro e uno di platino, esatto. Cioè un inedito ma un successo clamoroso. Sì. Fu il primo inedito, guarda, io ricordo che ci dissero: guardate ragazzi, quest'anno facciamo un esperimento, proviamo a vedere come funzionate sul mercato discografico. Quindi incominciarono a selezionare una serie di autori, no? Che dovevano inviare i brani alla redazione. Io fui uno degli ultimi, perché insomma tutti, quello è mio, insomma a tutti avevano dato un brano, a me ancora non era arrivato, quindi ero nel panico più totale. Arrivarono Marco Mangiarotti, insomma tutti gli insegnanti e tutti i critici musicali anche, e mi dicevano: abbiamo selezionato questo brano per te, secondo noi è quello giusto. Io lo ascoltai e me ne innamorai, era solo chitarra e voce, era Sole a metà. Tra altre cose gli autori avevano scritto il brano sperando che fossi io poi l'interprete del pezzo. Pensavano già sì, a te. Sì, sì, e quindi poi diciamo mi hanno dato il brano, andai a registrarlo nello studio di Alex Baroni, perché sapevano che io ero amante insomma di Alex. La madre poi mi fece complimenti quando cantai Cambiare di Alex Baroni là proprio all'interno del programma, insomma fu un'emozione bellissima. E da lì è nata Sole a metà, che poi insomma ha avuto il suo bellissimo successo. Insomma, è stata una bellissima emozione, veramente. Poi ero giovane, quindi vivere tutto questo, cioè la vita era completamente cambiata. Io veramente, insomma, studiavo, andavo a scuola, andavo a lavorare in una serra, quindi insomma, in maniera proprio tranquilla, insomma, non avrei mai pensato che da oggi a domani qua la mia vita sarebbe completamente cambiata. A proposito di Alex Baroni, purtroppo scomparso sì. prematuramente, e spesso ti hanno un po' paragonato a una sì. sonorità un po' simile alla sua, e sì. non solo, anche poi a Stevie Wonder, quindi direi due poli della sì, musica. Sì, sì, sì. Dove magari puoi ritrovare certe certo. tonalità, sonorità. Sì, sì. Ma guarda, io sono dell'idea che comunque, cioè, non è che ti hanno paragonato, insomma, allo zoppettaro di chissà che posto, quindi insomma. Sì, quindi insomma, assolutamente. Poi voglio dire che hai delle sonorità non significa essere uguali. No, no, quindi insomma è bello, perché io comunque amo la timbrica di Alex Baroni, che faceva musica soul anche lui, Stevie Wonder, che per me insomma, diciamo, è assolutamente ai primissimi posti delle mie preferenze artistiche e musicali, quindi sono e poi, felicissimo che me lo dicono. Poi è impossibile fare musica nuova se non si conosce la storia della musica. Poi sono cresciuto con loro. In America calcola che quando andai dopo il programma ci fu un momento in cui collaborai anche con gli Stati Uniti per un brano che si chiama Not Like Me, che era stato scritto da Nick Scotti. Quello che collabora con Madonna. Esatto, l'autore e collaboratore di Madonna, il quale ha voluto che io cantassi questo pezzo, perché la madre gli diceva: io vedo questo bambino tramite il digitale, no? L'avevano visto tutti i video anche su YouTube, e lei mi chiamava Little Stevie Wonder, Little quindi gli disse: dagli questo brano, insomma, lui mi aveva seguito, era contento che io cantassi questo pezzo, insomma, io che felicissimo, bello. Perché poi, insomma, non è che stiamo parlando di un autore pazzesco. Fu veramente un privilegio per me poter cantare un brano scritto da lui. E a maggior ragione, appunto, come dicevamo, che mi chiamassero Little Stevie Wonder, insomma, quindi insomma, era un bellissimo complimento. Benissimo. Senti, una curiosità, cosa c'è nella tua playlist? Chi ascolti, oltre a guarda, devo citati. Dire che spazio un po', nel senso, ascolto tantissime canzoni, il country anche ascolto, mi piace. Poi ascolto, vabbè, Stevie Wonder sempre, comunque Adele, Whitney Houston, ma diciamo classici. E ami riascoltarti sì. quando passeggi con... Dunque, le mie è difficile, guarda, come? È difficile, mi ascolto una volta o due, poi no, nel senso, è strano, perché tu dici, cavolo, sei, fai le tue canzoni, dovresti riascoltare. Invece no, io le ascolto forse un paio di volte e poi... E poi le lasci. E poi sì, le lasci, poi magari ripenso, magari dopo un po' di tempo, ma qua fammela andare a ascoltare, chissà che cosa posso fare dal vivo. Quindi più che altro le riascolto, perché mi sono d'aiuto poi per i live, fondamentalmente. Esatto, guarda, mi riaggancio a quest'ultima cosa che hai detto, un anno e mezzo senza concerti, pazzesco. Sì. Un mestiere come il cantante ha bisogno del pubblico, ha bisogno di un confronto, di un concerto, di poter sì. anche comunicare, oltre che con le canzoni, dei messaggi. Ti sei forse buttato un po', come abbiamo fatto tutti, del resto, sul mondo di internet, sì. quindi hai mantenuto i rapporti con i tuoi
fans, facendo dirette. Tanto. Com'è il rapporto con i tuoi fans? Bellissimo, ti adorano? Sì, io li adoro. Cioè, loro mi seguono da quando ho partecipato ad Amici e poi tantissimi si sono aggiunti dopo, anche americani, spagnoli, brasiliani, cubani, perché poi dopo le Rowdy Slide, che è il brano che è uscito l'anno scorso, no scusa, nel 2019, dove appunto c'è Livorno, la mia città che ho voluto portare in giro nel mondo perché ci tenevo che fosse, cioè che venisse conosciuta, che si desse la possibilità di essere conosciuta veramente anche oltreoceano, perché noi abbiamo dei tesori qua, sì. La Fortezza, la terrazza Mascagni, abbiamo dei posti, museo, esatto, poi ho girato appunto le Rowdy Slide e volevo che le persone sapessero che cosa abbiamo di bello da offrire. Quindi una celebrazione, sì, alla tua città. Le persone poi mi hanno incominciato a chiedere, ma dove sono questi posti? Insomma, io gli spiegavo che era Livorno e tantissimi volevano venirla a vedere. Quindi diciamo che il rapporto con loro è poi diventato anche un rapporto ancora più solido, no? Perché poi, oltre ad avere poi consapevolezza anche di tutta la musica che faccio, per loro, tutti quelli nuovi che si sono aggiunti, che erano nuovi, dovevano anche scoprirmi, no? Soprattutto gli americani, che sono anche un po' diversi rispetto al fan italiano, no? Loro amano proprio sentire la musica, no? A 360 gradi, poi sono poco complimentoni, ma se te lo fanno vuol dire che lo pensano seriamente. Sì. E quello per me è veramente importante. Quindi è un rapporto bellissimo, non vedo l'ora di rincontrarli, figurati. Per fortuna in estate riprenderà a breve il tour, delle date, che insomma non vedo l'ora perché mi manca proprio esibirmi. È tutta un'altra cosa. Sì, devo andare anche in America 3 mesi, insomma poi si è bloccato anche là il tutto per il via del Covid, però riprenderemo anche là. Sì, ritorneremo. Sì, perché poi mi scrivono, quando è che vieni in America, quando è che vieni in Belgio, quando è che vieni in Germania, quando è che vieni in Spagna. Forse per me verrei domani, ma insomma, però ci sono un dei problemi tecnici, un attimo, per, però insomma, ce la faremo. Viaggiare, però sì, ce la faremo, sì, assolutamente, sì, concerto, sì. Il primo biglietto è il mio, grazie. Te lo dico. Senti, un altro show, sì. Un altro talent show viene dopo, ti butti e c'è, sì. The Voice of Italy, sì. E inizi a cantare e basta guardare l'espressione dei 4 coach per capire che si gireranno tutti e 4, e così è stato. Sì, esatto. Hai cantato una canzone bellissima. Love Runs Out, di The One Republic. È bellissima, proprio una carica. Guarda, pazzesca. Che poi era anche lontana dal mio genere, fondamentalmente. Perché vero, io ero andato là, avevo proposto un po' più rock. Lay Me Down di Sam Smith, però, Alleluia, insomma, erano posti diversi, però loro scelsero quella. A loro la scelsero. Sì, non siamo noi a sceglierla. Ok. Ma furono loro a dirmi, guarda, noi vogliamo che tu canti questa canzone, ma probabilmente lo fanno anche per evitare che poi ci siano troppe canzoni uguali l'una dall'altra. E quindi a me dettero Love Runs Out. Però pazzesca, sì, pazzesca, sì, sì, guarda, sì, sì. Io mi sono girata anch'io con la sedia. Pronta, girata. Sì. Però, sì, pazzesca, sì, sì. Bellissima. No, fu una bellissima esperienza anche The Voice. Che tanti mi chiedono perché ho fatto The Voice, dopo le tante cose belle che avevo fatto, le mie collaborazioni importanti, perché poi dopo Amici sono state tante le collaborazioni, appunto Nick Scott, Niccolò Agliardi, che ha scritto per me 2 brani, che è lo stesso autore di Laura Pausini, sì. Insomma, ci sono state tante cose belle, importanti collaborazioni, duetti importanti, però secondo me c'è un momento in cui un artista ha bisogno un attimo di ricentrarsi, e credo che il talent show sia proprio un'onda d'urto che ti permette di riallenare proprio le energie. Io avevo probabilmente bisogno di quello, per capire anche dove volevo andare. Poi il fatto appunto di rimettersi in gioco anche probabilmente ti dà quello scatto in più che ti permette poi di veramente di dire, cavolo, io ci sono e voglio fare questo nella vita, sono qui per questo. E quindi è per quello che fondamentalmente ho fatto The Voice. Comunque hai fatto benissimo. Grazie. Grazie. Senti, guarda, in questi giorni al telegiornale ho sentito questa notizia. Nel giro di 5 anni è molto probabile che il pianeta si surriscalderà di perlomeno 1,5 gradi, è pazzesco. È veramente un'ultima chiamata, una, sì, last call. Esatto. E te sei molto attento a questi problemi dell'attualità, della quotidianità. Guarda, io tra le cose appunto ho citato Last Call, che è uno dei miei brani, no? Bellissimo. Che è stato... è uscito ed è diventata la colonna sonora della giornata mondiale dell'ambiente. È vero, insieme, sì, poi alla partecipazione del WWF. WWF. Io amo la terra, io credo che sia fondamentale non solo per noi, ma anche per le persone che verranno dopo di noi, e bisognerebbe cercare di preservare il più possibile il nostro pianeta, chi lo abita,
Ma anche per il nostro star bene, perché merita il giusto rispetto. Io tra le altre cose non mangio carne, tanti mi dicono ma perché non mangi carne? Io sono onesto nel dire, non è che voglio fare il solito bigottone, no, per me è importante, è una scelta mia, ma per un rispetto che ho nei confronti degli animali, perché sono esseri viventi anche loro per me, poi io rispetto qualsiasi scelta, però per me sono esseri viventi e non mi sembra giusto, ecco, fare loro del male, anche se non sono io prima persona a farlo, Però no, sì, sono molto attento, scelta. Molto attento a, anche a buttare via una sigaretta, un chewing gum, no? Qualsiasi cosa ho in mano, più le butto tutto nel cestino della spazzatura. Perfetto. Una domanda da chi ha un cane a casa. Ecco, anche io. Un cagnolino a casa che ami e che da morire. Ascolta la tua musica, perché i cani si ascoltano la musica. Da morire, guarda. Ce n'ho uno, poi un altro acquisito, diciamo, tra virgolette, però insomma li amo, alla mia la amo follemente. Allora, e poi l'altro uguale, li voglio veramente in gran bene. Ti affezioni a loro e loro si affezionano a te in una maniera incondizionata. Esatto. Perché poi sembra una stupidaggine, ma c'è chi diceva una cosa vera, che gli animali vivono poco perché sanno già come stare sulla terra. Noi dobbiamo ancora impararle, per questo che abbiamo più tempo per poterci restare. Mentre loro vivono veramente 14, 15, 16 anni, ma perché in quel lasso di tempo loro già sanno come bisogna vivere, cos'è l'amore e come bisogna vivere. Noi purtroppo dobbiamo impararlo molto spesso. Dobbiamo imparare da loro. E forse a volte neanche si impara, onestamente. Però insomma, io che amo, adoro gli animali, ti capisco e sposo in pieno quello che hai appena detto. Senti, l'anno scorso Natale, alberino, presepino, però zona rossa, abbiamo dovuto rinunciare a mille abbracci di persone care, sentirci via video call, eccetera, ma tu non rinunci a un messaggio di speranza mandare al mondo e... Quindi, è uscita This Christmas, che è il brano scritto da Phil Palmer, col quale io ho avuto l'onore di poter lavorare anche per i miei precedenti lavori. No, io ho fatto poi un EP che si chiama Libero I'm Free, che è uscito a maggio del 2019, che vanta collaborazioni importantissime, insomma, Phil Palmer, Alan Clark, Dire Straits, Julian Hinton, che è appunto quello che ha scritto per me L'Era di Slight, che lavora e scrive per Robbie Williams, Trevor Horn, Seal, quindi insomma sono collaborazioni che per il mio background artistico sono importantissime e poi veramente ne sono orgoglioso, ne vado veramente orgoglioso. Poi loro mi adorano, nel senso, Phil, ricordo che quando gli ho detto, Phil, io voglio cantare un brano in inglese, ma voglio cantare un brano in inglese di Natale, perché poi per me era importante cantare. Lui ha detto, guarda, realizzi anche un mio desiderio, perché io volevo scrivere un brano in inglese natalizio, quindi col fatto che anch'io amo il Natale ci siamo trovati ed è nata This Christmas, che è appunto un brano che parla di speranza in un periodo così difficile come quello che stavamo attraversando. Esatto. Ho pensato che fosse la cosa più giusta quella di poter lanciare un messaggio di speranza a tutte le persone che in quel momento stavano affrontando un periodo estremamente difficile. Esatto, un periodo a cui non avremmo mai pensato. Scusate, se vi interrompo, volevamo offrirvi un prosecco se vi fa piacere. Sì, grazie. Sì, grazie mille. No, non, scusami, prima le signore. Ma che ci mancherebbe. Grazie. No, ma ogni tanto mi vedono un po' più vecchietto. Di solito mi dicono, quanti anni hai? 14? No, tanta larga ora. Vabbè, sai, si vede che sei giovane. I miei 33 ce l'ho. Vabbè, io 35. Io non dico, meglio. Grazie mille. Grazie a voi. Ve lo lascio qua. Buon proseguimento di intervista. Grazie, grazie. Allora, un cin cin. Alla nostra. Alla nostra. Hai menzionato I'm free, sì. No? Sono libero. Sì. Cos'è per te la libertà? Davvero ti senti una persona libera? Ora oppure... sì. Ora sì. Allora, io ho fatto Libero I'm free nel 2019, probabilmente consapevole anche di ciò che io avrei voluto dire, ma che non ho collegato poi fondamentalmente a quella canzone. Per me la libertà è proprio essere liberi con se stessi e sentirsi bene con se stessi a prescindere da tutto quanto, senza nessun tipo di barriera, fregandosene del pregiudizio degli altri, proprio star bene con se stessi con la consapevolezza di sapere chi siamo noi. Esatto. Quindi sì, ora mi sento libero, ma mi sento libero perché ho avuto il coraggio per me stesso, ma anche per gli altri, di dire chi sono.
senza nessun tipo di barriera, senza nessun tipo di pregiudizio, per cercare anche di abbattere anche un po' quei muri che spesso si creano di odio con le persone, che a mio avviso anche stupidi, passami il termine, perché io credo che si debba essere liberi di essere chi siamo, felici senza aver nessun tipo di preconcetto mentale, senza nessun tipo di remora di viverci appieno. Esatto, esatto. Quindi sì, sono libero adesso, sì, libero. È bello. Senti, un altro problema che ti ha colpito e quindi hai forse sentito il dovere di cantare una canzone, il problema di tante donne, sì, il cui grido viene spezzato da uomini prepotenti che poi soffocano le loro vite. Ti sei occupata anche di questo problema ed è molto bello da parte tua esserti interessato e aver fatto una bellissima canzone. Guarda, io sono cresciuto in una famiglia composta principalmente da donne, no? Noi siamo mia madre, le mie due sorelle gemelle e poi il mio fratello gemello e l'altro mio fratello. Quindi insomma diciamo che sono cresciuto mia madre, mia nonna e le mie sorelle che insomma, ci hanno fatto veramente da madrine a 360 gradi. E a prescindere da quello, insomma, io credo che la donna sia un valore aggiunto alla vita di ognuno di noi e merita di essere rispettata come, esatto, come è giusto che sia. E ho avuto poi in prima persona un'esperienza vicino a me di una persona cara che ha subito appunto questo tipo di violenze e a maggior ragione mi sono sentito in dovere di raccontare una e di lanciare un messaggio così importante. Perché troppo, si sente troppo spesso parlare di femminicidio, maltrattamento sulle donne e io è una cosa che non tollero. Mi dovesse capitare una situazione del genere, ecco, credo che non avrei la razionalità di non scattare come un matto e intervenire, ecco, non ci metterei un secondo. Perché è appunto brutto che c'è troppo silenzio troppo, intorno. Troppo, troppo. Chissà e chi sta zitto. Sì, sì. Ma perché mi raccontava anche questa ragazza che aveva paura di parlare. Aveva paura perché il timore che il suo compagno poi in qualche modo venisse a conoscenza di questo la terrorizzava, perché poi magari, sì, hai visto, torni a casa, chiusa la porta, quello che succede, succede. Il terrore e quindi hanno paura di parlare, il motivo primario è quello. Io con l'uso delle mani ho voluto far capire che invece devono in qualche modo tirare fuori questo problema e non avere la paura di farlo, perché nel momento in cui l'uomo si rende conto che di fronte a una donna forte, determinata, è il primo a fare retromarcia. E nel momento in cui si rende conto che può predominare nei confronti di una donna, che allora a quel punto prende il predominio su tutto e là succede quello che succede. È brutto che si inizia con un annientamento psicologico, sì, si, sì, allontanano le amicizie, sì, la si rende da sola e alla fine questa, sì, persona si sente indifesa e addirittura paradossalmente si attacca a questa persona che invece, sì, non ha, sì, proprio idea di come si ami e si rispetta, no, una persona. Poi fortunatamente lei è riuscita a uscirne e in colma, fortunatamente è andato tutto bene. Sì, sì. Però ecco, diciamo che ha passato un bel periodo tosto nella sua vita. E questo è un problema che... come accendiamo la televisione, guardiamo il telegiornale, purtroppo è quasi quotidiano. Senti, hai deciso di rifare Soli a metà 2.0, sì, una nuova versione, sì, che è fantastica. Sì, sì. Questo perché sei molto legato ad amici? Guarda, contaci. Fondamentalmente l'ho fatto perché Soli a metà è un brano che parla d'amore, no? E per me l'amore non ha un colore, non ha razze, religioni o confini, per me l'amore è universale e quindi ho voluto in qualche modo lanciare un messaggio anche qui importante, magari non in maniera diretta, ma essendo una canzone d'amore ho voluto in qualche modo cercare anche appunto di far capire di quanto l'amore sia veramente importante, a prescindere da dove provenga e quindi... Il motivo primario per il quale l'ho fatto è soprattutto quello. Poi amo Soli a metà. Le persone, i miei fan, era da tempo che mi chiedevano perché non ce la ricanti in una versione un po' più moderna. E quindi ho accontentato anche una loro richiesta, che poi insomma è la mia primissima canzone e ci sono affezionatissimo. Quindi felicissimo di ricantarla. Poi con un team nuovo ha lavorato insomma con me Ugo Bongianni, che è il produttore musicale, che è quello che si è occupato appunto della parte musicale, no? E abbiamo chiesto di andare in una direzione che fosse quella di non perdere anche l'internazionalità del pezzo, avendo appunto lavorato in questi anni in America e avendo appunto anche le sonorità del mio disco e delle mie canzoni molto internazionali, poi laggiù in America il pubblico, appunto il pezzo è entrato nelle classifiche Billboard americane, quindi non volevo perdere quella scia, ho chiesto che
si lasciasse, no, questo groove anche un po' soul internazionale. E lui ha centrato l'obiettivo e è andato dritto come una lama, come un treno, e ha fatto uscire fuori questo brano pazzesco, felicissimo di ricantarlo poi in questa nuova veste, con Celeste Frigo, sì, che ha mixato insomma il pezzo. E quindi insomma sono veramente felice di questo. Cioè, devo dire che sono ben supportato, nel senso che tanti artisti non hanno la fortuna, probabilmente, che ho io, che è quella di potermi esprimere come meglio credo, no? La mia etichetta discografica è un'etichetta indipendente, ma è un'etichetta che insomma lavora bene su tutto il territorio, non solo in Italia ma anche all'estero, la Thomas Music, che insomma ringrazio a prescindere da tutto quanto, perché sono senza probabilmente il supporto di chi veramente crede in te in prima persona, non avrei raggiunto tutti questi traguardi e tutti questi obiettivi. E sono, devo molto, e sono veramente felice insomma del mio percorso artistico a 360 gradi. Ma tutti noi siamo felici del tuo percorso artistico, io in primis. Grazie. Ma milioni, miliardi di fans che vedo ti rispondono nelle dirette, e quindi sei veramente fantastico. Grazie. Come persona, come cantante, veramente non ho parole, però visto che non ho parole ti faccio un'ultima domanda. Mi fai un accenno di Sole a Metà 2.0? Vabbè. Io ci sarò quando tu avrai paura della notte, camminerò da solo dentro le mie scarpe rotte e chiederò di te, di te. Io chiederò di te. Cioè, o è calata la temperatura o mi sono venuti i brividi. Mi sento veramente fortunata oggi ad averti qui davanti. Grazie. Un privilegio, sei una persona fantastica. Grazie. Meriti tutto l'amore e il successo che il pubblico ti dà. Quindi grazie, grazie per questa chiacchierata, è un sei piacere. Speciale. Grazie mille. Grazie. 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 Finito? Anche voi un bicchiere? Grazie. Finito? Posso... Ti amo! Ti amo! Ah, ho già